Ecco il rapper rammollito che fa le pubblicità. Simona, il primo articolo che avevi scritto su Fenomeno era interessante. Questo lascia un po' il tempo che trova. Lo sai che Ariana Grande lavora per la Reebok? Fai anche un articolo su di lei. Allora, lascia il tempo che trova, però ne parlo. Ne parlo, queste Instagram stories. Però io vorrei dare più attenzione alla musica, raga, lo sapete. Non vorrei fare le polemiche alla Fedez che entro su Instagram a dire queste cose. È facilissimo fare polemica con Instagram. Apri Instagram e parli. È molto più difficile stare in studio e fare un disco che dica qualcosa. Però ogni tanto è anche giusto aprire Instagram e mandare qualche messaggio, no? E tutti questi commenti, ma sei felice? Ma sei contento di come ti stanno andando le cose? Sì, sono felicissimo. Mai fatta musica di questo livello, altissimo. Mai avuto questo successo. Sono felicissimo, raga, mi sta andando bene. Dite quello che vi pare. Quando mi dite, ma criticavi la televisione e adesso vai in televisione, criticavi la radio e adesso sei in radio. Certo, sono un artista, critico nella musica, ma poi la mia musica la porta più gente possibile. Questo faccio e lo sto facendo, sono gasatissimo. Io sono una celebrità, strano, sono una celebrità, ma le celebrità lavorano con i brand ti pagano per portare avanti il tuo lavoro, ma questo non lo dico io, questo lo dice Kanye West. Simona! Io raga vi ringrazio di cuore a tutti quanti, tutti voi che mi scrivete messaggi in privato, anche quelli che magari cercano la polemica come Simona. Tutti quelli che mi scrivono e mi tengono in considerazione. Di tutti voi che mi scrivete in privato, che scrivete i commenti, anche se cercate la polemica, io raga vi ringrazio perché mi tenete in considerazione. Qual è la differenza tra il genio e il folle? È il successo. Quindi, concludendo, il primo articolo che avevi scritto su Fenomeno, Simona, era interessante, grazie per quello che hai scritto, non l'ho condiviso, però ti dedico queste storie che parlano del tuo secondo articolo e questo è il fottuto gioco dei social network. Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che...